questa la puntata, vi parlerò un genere che ne racchiude tantissimi dentro, ovvero il genere Maho Shoujo, detto anche Majoku, in Italia conosciuto con il termine di maghette. Questo genere racchiude dentro di sé tantissimi generi: fantasy, commedia, azione, horror, avventura, chi più ne ha più ne metta. Infatti, proprio per questa sua maleabilità, ci sono stati moltissimi a essersi cimentati con questo, almeno una volta nella propria carriera. Parliamo del grandissimo Osamu Tezuka, a Hideaki Anno, quello di Evangelion, tanto per citare due nomi, però in tantissimi. In più, negli anni 80 uno studio si è specializzato proprio in questo genere, ovvero studio Perù, che ha dato origine alle maghette che in Italia sono famosissime, ovvero Crimi, Magica Emi, Serie Mille Colori. Ovviamente sono famosi soprattutto per quelli che negli anni 80, 90 erano bambini, anche se Mediaset più di qualche volta fa le epiche questi vecchi anime. Questo genere ha avuto origine nel 1967 con l'anime Shell Yamada. Non vado a approfondire in questo video tutto quello che riguarda questo genere, proprio perché, come con i mecca, ho deciso di fare vari video. In teoria dovrebbero essere 4 video, ovvero uno per ogni categoria. Non vorrei fare uno sbaglio come ho fatto quella volta con i mecca, che avevo detto che erano 2 video, invece alla fine sono stati 4. In teoria, saranno 4 video. In questo video spiegherò solo le cose basilari, ovvero quel che troverete in tutte le varie categorie, ovvero la presenza di una mascotte che è quasi lo spirito protettore del gruppo. Infatti, qualsiasi si può trovare questa mascotte, che è spesso sotto forma di animali, a volte invece è forma di un folletto, però è sempre pronta ad aiutare, a dare consigli, proprio perché in Giappone c'è questa cosa dello spirito protettore del famiglio. Il famiglio sarebbe lo spirito protettore o spirito guardiano che protegge le persone, praticamente una specie di grido parlante per noi, oppure sì, una specie di grido parlante, ovvero qualcuno che ti aiuta, ti dà consigli, ti cerca di dare una mano per fare quello che fai, anche se spesso è proprio la mascotte a essere quella che in alcuni generi è un tramite per dare i poteri ai ragazzi di turno. Una mascotte è stata Book di Hella Supergirl, il cane Book, cane parlante. È stato il primo esempio di mascotte di famiglia che aiutava la protagonista, anche se in quel caso lì più di qualche volta la frenava per via della sua esuberanza. Certe volte cercava di frenare il suo fatto di essere troppo esaltata, troppo esuberante. Tutte le maghette di tutte le categorie hanno, oltre a questo famiglio, questa mascotte, hanno in comune il fatto di avere tutta un'età compresa tra gli 8 e i 17 anni, anche se
in una o due serie Pretty Cure e un paio di Pretty Cure hanno più di 17 anni, però quelle sono quasi eccezioni che confermano la regola, principalmente hanno tutto un'età tra i 8 e 17 anni, anche se in alcuni casi molto rari, come ho fatto l'esempio di alcune Pretty Cure, sono maggiorenni, ma sono proprio in pochi casi. Hanno tutti un oggetto magico che gli serve per la trasformazione o per combattere, può essere una bacchetta, uno specchio, un qualsiasi cosa che gli faccia tramite. Spesso questo oggetto è nascosto in un accessorio qualsiasi, può essere un fiocco, una collanina, un braccialetto, un paio di orecchini, ma quello è solo un modo per portarsi dietro senza destare nessuna cosa di imbarazzo, senza tenere attenzione. Queste sono di più, non tanta cosa che hanno tutti comuni, il fatto che tutte quante hanno una formula magica o per trasformarsi, sia che si vogliono trasformare in supereroine o in animali o in una versione di se stessa adulta, hanno tutta una formula magica più o meno complessa. Tra le più famose ci può essere pom pum pim pum pa pom pum di Crimi, oppure gira, spera, desiderio, savera di Magica Remy, oppure potere cristallo del cristallo argento, vieni a me di Sailor Moon. Hanno tutte più o meno queste frasi che gli permettono la trasformazione, e hanno tutte un'altra particolarità: durante la trasformazione il corpo si illumina in mille colori. Queste sono tutte cose che tutte maghette hanno in comune. Bene, con questa cosa concludo questa intro riguardante maghette. Nei prossimi video vi parlerò delle varie categorie. Bene, spero questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un piace, condividete, iscrivetevi al canale e state bene.